la legge italiana, per quello che è un rapinatore, perché se noi gli diamo noi un altro alibi, allora parliamo di un'altra cosa. Ed il punto centrale di quello che ho visto È un ieri assassino, è un soprattutto. assassino, ma soprattutto quello che noi abbiamo sempre detto, che quello è un modo di fare politica, tra virgolette, come loro hanno pensato, che era sbagliato. Noi, io credo, la cosa che mi ha dato fastidio dello sciopero di ieri è che tu hai dato quasi una legittimazione, perché non è che per tutti i rapinatori noi andiamo lì. Noi abbiamo avuto, parlavi prima della Prima Repubblica, Mettete Sorgi, perché è esattamente il discorso che fa anche c'è Sorgi stato oggi sulla stampa. uno scontro nella Prima Repubblica sulle tra se trattare o meno con le BR per Moro. Ed era un fatto che partiva dal punto di vista che non dovevi legittimare l'interlocutore. Quello che è stato fatto ieri, paradossalmente, è una No, legittimazione. è una danza sulla Ma io lo dico con carta. molta franchezza, perché su questo noi dobbiamo riflettere. La politica è fatta di simboli, spesso, e sono Certo. quelli che rimangono. Allora, secondo me, io poi ho i dubbi, ho una categoria del dubbio che è la cosa che diciamo che più mi assale, però è una cosa che mi ha colpito, Ti cioè fa onore, vedere. Minzolini, quando Cioè io tutti parto. pieni di certezze. Allora, parto da un presupposto, cioè se tu fai una cosa di questo tipo, e potrei fare i paragoni anche con altre cose, con le vittime, dicendo, c'è uno, non so, cose di questo tipo, se devo andare poi oltre, quando si fanno? Si fanno in determinate situazioni in cui ci sono governi o regimi deboli che fanno vedere all'esterno il risultato che hanno fatto, che hanno avuto, in questa maniera, perché io non Non mi va mai ricordo, bene, fammi Ministro. finire, io non mi ricordo. Ma nella mia memoria sono 30 anni che mi occupo di queste cose. In un paese occidentale un episodio come quello di ieri. Non me lo ricordo. Se qualcuno, diciamo, nella memoria se lo ricorda, una cosa del genere, mi faccia un.